Oggi inizia ufficialmente il festival, anche il tempo è dalla vostra parte. Cosa ci si aspetta da questi 4 giorni? Ci aspettiamo 4 giorni in cui la città si ascolta questi testimoni, questi protagonisti del mondo del cinema, della cultura. Mi aspetto che ritorni l'arte a Lecco, che prima della pandemia abbiamo praticato in maniera forte, l'arte dell'incontro, l'arte dell'ascolto reciproco e della scommessa sulla dimensione delle relazioni. C'è un virus pericoloso nell'aria, il virus del Covid, ma c'è un virus ancora più letale, che è quello dell'individualismo. La pandemia ha messo alla prova i rapporti, la voglia di stare insieme. Ecco, questo festival è la celebrazione della voglia di stare insieme, di confrontarci, di ascoltarci e di crescere. Tra i tanti ospiti a questo festival anche la giornalista e scrittrice, volto noto di Rai 1, Tiziana Ferrario. Anche l'anno scorso era presente, quest'anno cosa pensa di trovare di nuovo qui a Lecco in questa rassegna? No, allora, io lo so perfettamente cosa troveranno i lecchesi e non solo, spero che vengano anche tante altre persone dagli altri paesi del lago, perché è una bella occasione di confronto. Su tanti temi ci saranno attrici, registi e poi scrittrici, perché quest'anno la rassegna si è arricchita anche del premio Lucia, che è un appuntamento con la letteratura. Saranno dati dei premi, io li darò a delle scrittrici di romanzi, a una scrittrice di narrativa, un premio alla carriera, quindi ogni anno qualcosa in più. Ed è bello poter parlare di donne e di guardare un po' anche al futuro con lo sguardo delle donne.